Buongiorno a tutti voi cari amici ascoltatori, benvenuti, ribenvenuti qui sulla nostra web radio essereilcambiamento.it. Al microfono con voi Claudia. Questa mattina facciamo sempre mezz'oretta di tra meditazione e chiacchierata, quindi per iniziare la giornata dedicando un po' di tempo a noi stessi, facciamo la terza attenzione questa mattina, che sarebbe l'attenzione divisa con processione multipla. L'attenzione divisa l'abbiamo introdotta appunto martedì e sarebbe in pratica scindere l'attenzione, quindi un punto interno e un punto esterno, un'attenzione divisa semplice. C'è una percezione, diciamo, dall'interno verso l'esterno, quindi percepisco l'interno e contemporaneamente percepisco l'esterno. Questa è l'attenzione divisa semplice, invece quella con percezione multipla avviene attraverso una scansione di tutte le mie componenti, quindi osservo contemporaneamente, quindi c'è la percezione fisica ovviamente, si parte sempre dal respiro e poi la percezione delle emozioni, sono tre punti quindi, supponiamo di mettere un punto a livello di respiro, magari nella pancia, per esempio. Oppure percepire il contatto dei piedi con il pavimento, anche questo può essere una possibilità. Quindi percepisco il corpo comunque, percepisco quindi a livello di emozioni, quali sono le emozioni che mi stanno attraversando in quel preciso momento, e poi i pensieri. Ho qui anche una bella tisanetta calda per riscaldare un attimo. Quindi, i punti sono tre. Facciamo questa scansione. Ovviamente all'inizio c'è questa percezione, diciamo così, un po' qui, un po' là, un po' nel corpo, un po' nel cuore, nella mente. Come primo step va bene quando ci si sta centrando, poi dovrebbe diventare una percezione simultanea delle mie tre componenti e del punto esterno, cioè di tutto ciò che arriva dall'esterno. Quindi adesso proviamo con questo esercizio, anche la musica stamattina è molto molto carina. Ascoltiamo quindi l'esercizio e pratichiamo e poi alla fine parliamo un attimo. Siamo dunque pronti per partire. 3, 2, 1, via! Centrato su te stesso, riporta l'attenzione all'interno attraverso il respiro. Attiva l'osservatore interno che osserva tutto ciò che accade nelle tue tre componenti, la mente, il cuore, il corpo, in particolare le gambe e i piedi. Percepisci tutto ciò che succede dentro di te in termini di pensieri, emozioni e del movimento. Attiva un punto di coscienza esterno che osserva ciò che succede all'esterno e dentro di te. Ora riosservati dall'interno, attivando tre punti di osservazione in ciascuna delle tre componenti, mente, cuore e corpo, e in particolare gambe e piedi. Osserva simultaneamente tutto ciò che accade in te e fuori di te.
Piano piano torniamo nel momento presente e quando siamo pronti apriamo i nostri occhi. Bentornati, ben rientrati da questo piccolo esercizio di attenzione. Questo esercizio è un po' più complesso dell'attenzione divisa semplice perché appunto richiede la scissione in quattro punti, quindi tre interni e uno esterno, e poi inizia la percezione da tutti questi punti. Quindi è come se acquisissi informazioni da ogni punto di osservazione. Questo mi aiuta Questo favorisce appunto la costruzione del testimone, dell'osservatore sia quindi dall'interno che dall'esterno, e questo mi consente di osservarmi più consapevolmente, osservare più consapevolmente quello che avviene nelle mie tre componenti, osservare più consapevolmente ciò che avviene anche all'esterno. Quindi una pratica di questo esercizio, ovviamente questo è un livello un po' più complesso, quindi sicuramente farlo per conto proprio prima, in modo da sedimentare un pochino, e poi durante la propria giornata più facilmente si può entrare in percezione di se stessi e del mondo circostante. Adesso stiamo riprendendo le attenzioni, diciamo un giorno ogni attenzione, però è chiaro che poi potrete anche focalizzarvi su ciascuna, diciamo separatamente, e poi andare avanti con la successiva. Quindi va benissimo anche fare per il momento solo un po' di attenzione divisa, fare 3 settimane di attenzione divisa semplice, e poi passo alla successiva, alla multipla semplice, poi ancora. Capito? Alla terza e poi alla quarta. Domani faremo anche la quarta attenzione, in modo da allenarci un pochettino anche sulla capacità di osservare. Ok, allora questo era l'esercizio. Se ci sono domande, se avete comunque qualcosa da condividere, da chiedere, potete sempre scriverci una mail a info@esserilcambiamento.it. Oppure direttamente andare sul sito e sotto lavoro pratico in sé trovate insomma tutte le varie sezioni, tra cui anche le 4 attenzioni. Come fare questa pratica la mattina? Va bene? La mattina oppure nel pomeriggio oppure prima di dormire? Sono dei momenti che comunque vanno abbastanza bene, se sono comunque tranquilla. Un attimo mi prendo 10 minutini, come vedete le meditazioni durano tutte sui 10-15 minuti e quindi si può fare sempre insomma un po' di centratura, un po' di meditazione e un po' di attenzione. Facciamo rotazione, quindi adesso stiamo facendo le 4 attenzioni così, poi faremo, che ne so, un po' di meditazione così un po' più generale. Delle meditazioni focalizzate che riguardano altri temi, delle tematiche, e poi comunque esercizi, meditazioni. La cosa importante è sempre stabilire questo profondo contatto con se stessi, quindi percepirsi, perché questo aumenta anche il livello di consapevolezza di se stessi e anche appunto ciò che noi desideriamo, quindi mettere a fuoco anche come vogliamo vivere, ciò che noi desideriamo, insomma, nella nostra vita, ciò che desideriamo realizzare, ciò che desideriamo manifestare. Stamattina è presto, così come tutte le mattine, oggi c'è anche un po' di sole, perlomeno fino ad adesso. Le giornate si stanno allungando, quindi sono sempre più lunghe. Si può fare, ora che ci penso, anche questa pratica. Per esempio, quando si esce per fare una passeggiata oppure in mezzo alla natura, approfittare di questi momenti, perché comunque appunto quando siamo in mezzo alla natura abbiamo anche molta più energia, c'è molta più energia che scorre, soprattutto se la natura è incontaminata, i profumi, l'aria, l'acqua, eccetera, la terra.
E quindi praticare questo esercizio anche in un contesto del genere sarebbe perfetto, perché già comunque le percezioni sono amplificate dal luogo stesso, e in più c'è la possibilità di entrare più in contatto con se stessi. Quindi, oltre a fare l'esercizio a casa, che va bene, si può fare anche all'aperto. Piano piano adesso le giornate cambieranno sempre di più. E quindi sarà sempre più confortevole anche farle stare fuori casa. Ieri, per esempio, qui ho fatto una giornata di sole importante, era da un po' di tempo che non facevo un sole così. E camminando, comunque prendendo un po' di aria, è possibile anche abbinare una pratica. Quindi esco, mi faccio una passeggiata, nel frattempo mentre sto camminando, metto l'attenzione sulle gambe e sui piedi. Ovviamente il respiro e poi emozioni, quindi il cuore e poi mente per i pensieri. E mi osservo, cammino, percepisco questo e percepisco ovviamente anche l'esterno nel complesso. Fare questo esercizio, come dicevamo, per l'attenzione divisa è molto molto importante, perché attraverso questo esercizio possiamo diventare consapevoli di noi stessi, delle energie che si muovono in noi. Di tutto ciò che si muove a livello emozionale, a livello di pensiero, a livello anche di reazioni del corpo fisico, come sta il corpo. Quindi è necessario un allenamento, diciamo così, a parte, perché anche per trasformare, comunque, senza una osservazione è molto difficile poi comprendere che cosa stiamo emanando. E soprattutto quello che accade è che magari questi momenti siano inosservati, invece piano piano diventa un momento di presenza comunque. Questo è un attimo il senso. Bisogna lavorarci un po' prima, perché sì, possiamo trasformare tutto, va bene, se riusciamo a riconoscerlo, quindi è un processo costante. Considerate che ancora noi facciamo questi esercizi comunque sulle attenzioni e anche gli esercizi fondamentali, perché sono essenziali proprio per il lavoro interiore in generale. Ok, comunque questo era l'esercizio. Provate, e poi se c'è qualche cosa si può sempre condividere. Insomma, siamo sempre qui alla fine. Poi le puntate serali invece sono più discorsive, parliamo molto di più, chiacchieriamo. Invece queste dalla mattina sono un po' più brevi, appunto per consentire anche di fare una meditazione veloce, e poi riprendiamo, insomma, con le puntate un po' più lunghe. Cercherò di caricare qualche testo delle puntate che abbiamo visto serali, in modo che sia possibile condividerlo. Nella newsletter di Lavoro Pratico sarà appunto caricato anche, condivisi anche questi articoli, e comunque anche, diciamo, qualche informazione in più rispetto al lavoro interiore. Ok, allora sono le 7:25, stamattina abbiamo fatto anche più in fretta, del solito, più velocemente del solito. Io vi auguro comunque una fantastica giornata. Una meravigliosa giornata, piena di presenza, piena di consapevolezza. Qualsiasi cosa stiate facendo non ha importanza, la cosa importante è applicare. Quindi fare un po' di esercizio per conto proprio e un po' di pratica. Per cui, visto che si avvicina il fine settimana, ci sono anche più possibilità, insomma, per stare più concentrati in se stessi. Ok, allora io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo ancora domani, ci sentiamo ancora domani, sempre alla stessa ora, dalle 7 alle 7:30, e poi dalla settimana prossima ancora faremo sempre dalle 7 alle 7:30, e vediamo, insomma, tra 2 settimane di stabilire due date invece per la trasmissione serale. Stavamo facendo lunedì e martedì. Se vi piace questa possibilità, possiamo continuare, oppure fare lunedì e mercoledì per dare un intervallo. Vediamo un attimo come influiscono le cose, poi lo stabiliamo e
e ci riaggiorniamo. Ok, allora, una fantastica giornata a tutti, un abbraccio sempre dalla web radio di Essere il Cambiamento.